Ciao a tutti, benvenuti e ben ritrovati in un nuovo video. Oggi andiamo a scoprire invece cosa contiene questo calendario qui. Quindi proseguiamo con la tipologia dei calendari dell'avvento. Ormai ci abbiamo preso un po' la mano, ecco. E quindi andiamo con questa versione di Essence, perché quest'anno ne ha fatti ben tre. Per quel che io sappia, e sì, sono rimasta a tre, poi non so se è uscito il quarto al momento. E questo è il Made with Love Dye Advent Calendar di Essence. È un calendario componibile, quindi ho dato la commissione, diciamo, al mio ragazzo di comporlo, ed è qui. Ho tutti i sacchettini, sono meravigliosi, cambiano, non sono tutti gli stessi, diciamo, hanno diversi disegni tra loro, tipo questa, le stelline, diciamo un tot di numero di caselle. A quanto vedo, sì, caselle sono con le stelline, altresì con l'alberello, altresì con questo disegnino qui. Sono molto molto carine e quindi cercherò di non rovinarle tantissimo. Allora, io le ho messe già in ordine. Vediamo il mio ragazzo con che ordine è andato. Più o meno, allora non so bene cosa c'è in questo calendario. L'ho acquistato sul sito di Cosmetic for Less. Ho dato solo un'occhiata velocissima ai prodotti perché c'erano praticamente, c'è l'altra versione componibile di questo calendario e l'ho presa solo per una cosa che poi scoprirete man mano che scartiamo, e solo per quel motivo lì. Poi il resto non ho voluto vedere gli altri prodotti che stavano. E poi c'è il calendario con i cassetti, non comunque riutilizzabili, ma mi ha attirato di più prendere un calendario così, che è anche molto carino, secondo me, con i sacchetti la trovo una cosa deliziosa. Andiamolo subito ad aprire e iniziamo con la casellina numero 1. Vediamo il mio ragazzo cosa ha pensato di mettere per il 1° dicembre. Andiamo piano piano. Sono molto molto curiosa. Oh, che carina! Abbiamo la pochettina bella capiente. Questo calendario mi è costato 20 euro praticamente, 19,90 euro o 99 centesimi. E comunque correggo, il calendario di Douglas è venuto 29,90 euro, no, 29,99 euro. Però c'è anche chi lo fa a 29,95 euro. Comunque, la pochettina è questa, è molto molto carina. You are a natural beauty. Carinissima, molto capiente, molto molto utile. Quindi direi che iniziamo molto 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 bene questo calendario. Allora, bustina da parte, prodotto dall'altra parte. Qui sposto il mio specchio. Cosa che dovevo fare già prima? Andiamo con la casellina numero 2. Casellina, sacchetto. Anche questa molto molto leggera. Vediamo che cosa troviamo. Oh. E qui abbiamo un eyeliner in penna ed eccolo qui già con la puntina. Ok, qui è una cosa reduce del mio trucco. Qui la puntina e qui l'abbiamo così. Cioè qui c'è la punta per andare a delineare
definirlo, diciamo a penna così, e dall'altro lato è per fare la codina. Bellissimo. Due prodotti, già i primi due, super top. Andiamo al numero 3, anche questo super super leggero. E vediamo che cosa c'è. Vediamo che cosa ha pensato di mettere il mio ragazzo. Allora, abbiamo questi bastoncini che a quanto pare sono quelli per le cuticole praticamente. Manicure tool, push and clean, quindi praticamente per spingere via le Numero cuticole. 4. E abbiamo, oh, un'altra bella spugnetta. Oltre a quella di Douglas, adesso si aggiunge anche questa. Che carina! Che carina, la Super Beauty Sponge qui. Questa è molto indicata per fare il baking. Molto molto utile. È carinissima, il colore tra l'altro è bellissimo. E come materiale ci siamo, super morbido, super buono. Poi, e quindi questa era la numero 4. Andiamo alla numero 5. Che bello averle tutte in ordine così subito, ve le mostro. La numero 5 è già un po' più pesantina. E troviamo. Fruit Kiss sarà, e infatti è un lip balm. E questo è al cocco. Wow. Allora, io colleziono e amo i lip balm, quindi topissimo. Cioè, fino ad adesso sono entusiasta di quello che ho trovato. Non posso assolutamente lamentarmi. Andiamo alla numero 6. Number 6, anche questa è un pochettino più pesantina. E abbiamo, wow, un pennello. Questo è un pennello per il viso, più che altro è per il blush, ma può essere utilizzato anche per il contour. Ok, ed eccolo qui, guardate che bello, bellissimo, blush brush, pennello per il blush, come vi dicevo. Wow, bellissimo questo, super 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 apprezzato. Andiamo alla casellina numero 7. Avevo preso la 12 per sbaglio, eccola qui, e vedete già come cambia la fantasia. Questo è con gli alberelli, si è staccato già qui il nastrino, e andiamo perlomeno l'adesivo. Questa è molto molto leggera, infatti abbiamo un altro pennellino. Adoro quando trovo questi occhi, perché li utilizzo ancora di più, cioè insomma anche quelli viso, però amo di più quando trovo questi pennelli occhi. La frase è questa: I didn't wake up like this, my brushes worked hard for that eye catching look. Invece qui aveva un'altra frase, infatti dice May your They be as flawless as your makeup. Fantastici, bellissimi. Quindi ha messo due pennelli vicini. Allora,
Vediamo la numero 8, il mio ragazzo, dopo questo bel pennello, che cosa ha deciso di mettermi? Quindi siamo alla casellina numero 8. Che cos'è? È un primer. Hydrating and Perfecting Primer con protezione 20. Quindi fantastico, da 15 ml, non so se è una full size, credo di sì. Quindi fantastico. Questo è un primer per viso, credo sì. Siamo alla numero 9. Ecco qui. Alla numero 9, My Boyfriend ha pensato di mettere un rossetto, yeah, un lipstick matte. Allora andiamo subito ad aprirlo. Ah, non era già apribile. E questo è lo 04, il Perfect Matte Lipstick. Ed è un bel nude. Andiamola a swatchare. Bellissimo questo colore, tipo un arancio. Adesso con le luci, siamo di sera. Si vede un po' meno, ma già è comunque abbastanza chiaro. Bene, 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 bellissimo, molto molto bello. Cioè, devo dire, fino ad adesso sono super super soddisfatta. Numero 10, questa è leggerissima, molto molto leggera, quindi vediamo che cos'è. No, vabbè, un altro pennello e questo è tra i miei preferiti, è in full size, non è piccolino, è normalissimo ed è da sfumatura di base. E anche qui c'è scritta la stessa frase dell'altro pennellino da sfumino. Comunque, questo, senza che lo sto ad aprire adesso, andiamo avanti. Numero 11. Vediamo, vediamo, vediamo. Bello. Ed è un lip gloss. Shiny, shiny, shiny. We look lip gloss. With look lip gloss. Sui toni del rosa. Ma credo che poi sulle labbra risulterà leggermente trasparente. Ma è questo ed è bellissimo. Tra l'altro ha un profumo meraviglioso. Anche qui sembra tipo delle BB Bubble. Numero 12. Questa leggerissima. Quindi secondo me o c'è una matita o un altro pennello. O vediamo. Ok, questi sono degli adesivi per le unghie. Se casomai un giorno le farò. Comunque, molto molto carini. Numero 13. Anche questa molto leggera, ma non tanto. E abbiamo un altro rossettino. This is me 04. Totalmente bianco il pack. Ed è di questo bellissimo colore, no? Ma è meraviglioso. È bellissimo. Cioè, meraviglioso. This is me. Troppo bello. Wow, davvero. Ragazzi, 19,90 euro. Che cosa prendete? Cioè, voglio dire. Wow.
con questi sacchettini meravigliosi che, come avete potuto vedere, è cambiata di nuovo la fantasia qui, cioè potete riutilizzare per eventuali regalini che fate ad amici, parenti. Se sono delle cose piccoline, con questi sacchettini sono molto carini, davvero. Andiamo alla numero 14, che è pesantina. Questo calendario è una meraviglia, una meraviglia. Ah, ecco qui un bello smaltino del tipo rosa, cioè oro rosa tipo sembra. Cioè, è bellissimo questo rosa. Sì, il Crystal Power. Cioè, infatti, con tutti questi glitter è meraviglioso. Sì, è un rosa. Di sera queste luci, diciamo che i colori magari non si riescono a vedere ben definiti. Questa era la 14, sì. Adesso dobbiamo proseguire con la 15. Eccola qui. Andiamo a vedere anche questa. Leggerina, ma non tanto. Peso medio. Oh, abbiamo il Love Extreme Me. Il Love Extreme, ed è uno dei mascara più famosi di Essence. Vediamo se è nero. È nero. E con questo scovolino. Oh, bellissimo questo scovolino qui. È nero e viola. Fantastico, in full size ragazzi, 19,90 euro. Cioè, voglio dire, ma cosa comprate con 19,90 euro? Andiamo alla numero 16. Nella numero 16 troviamo. No, vabbè, cioè, no. No. Wow. La cipria di Essence. Cioè, io no, vabbè. La cipria fissante, questa trasparente di Essence. Quella compatta. Polvere fissante. Gym proof e waterproof. Cioè, io boh. In full size. Ok, questi prodotti non costano molto, ma secondo me, cioè, non è un dato di fatto che andiamo a superare la 20 euro del calendario, ma cioè, sono contenta di trovare questi prodotti. Cioè, io sto rimettendo nel sacchetto. Io veramente questi prodotti li amo. In realtà questa la devo ancora provare. Diversi prodotti viso di Essence devo ancora provare, ma sono contenta perché dovevo acquistarli e trovarli nel calendario. Perfetto. Andiamo alla 17 e vediamo. Anche questa è pesantina un po'. E troviamo il l'olio per le unghie, praticamente. L'olio per cuticole e unghie. Molto molto utile. Sì. Buono, buono come prodotto. Molto utile per me, che dovrei iniziare a curarle. Questo sì. Numero 18. Blush,
abbiamo trovato prima la cipria e adesso abbiamo trovato il blush. Adesso blush lighter, quindi blush illuminante, guardate le sfumature che ha. Questo è bellissimo. Che è tipo come un illuminante. Vedete? Come va la sfumatura? Da illuminante più verso il blush, ecco. Bellissimo, molto molto bello. Sì. Ho prodotto questo. Adoro, adoro tantissimo. Andiamo alla casellina numero 19. Quindi io il 19 dicembre vado a trovare, secondo il mio ragazzo, il 19 dicembre, ormai Natale è anticipato per me. Lo smoothie gloss, Lovely Raspberry e al lampone. Guardate, meraviglioso. Ed è fatto così. Bellissimo, bellissimo. Adesso togliamo qui le dita. E questo è il gloss in questione. Wow. Bellissimo, bellissimo. Non so, è da 8 ml. Non so se è una full size o una mini taglia. Cioè, ho una mini taglia. Perché l'ho rimesso in un sacchetto? Io non lo so. Ok, andiamo avanti. Numero 20. Vedete come è cambiato già comunque il. È diverso già il segno. Anche qui abbiamo la ghirlanda col cuoricino dietro. E di questa fantasia sono praticamente sono 6 bustine per ogni, cioè, disegno. Allora, numero 20. Wow, ma è bellissimo questo rosso. Cioè, meraviglioso. Questo rosso qui è il più bel rosso che esista, credo. Cioè, questo è bellissimo. Rosso, 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 rosso. Io adoro gli smalti, quindi anche se non posso approfittare a curare tantissimo le mie unghie per il lavoro che faccio, già averli, già li amo. Numero 21 e andiamo con eyeshadow, la base per praticamente il primer occhi di Essence I Love Stage. Wow, questo è un colore, vediamo la colorazione. Innanzitutto è la colorazione, vediamo dove sta scritta. La 01, The stage is mine. Quindi credo che sia anche un po' chiaro, vediamo. Però alla fine è come base. Dai, ci sta, sì. Ci sta assolutamente. Va benissimo, meraviglioso questo. Non è un correttore, è la base, quindi ci sta. Wow. Bene. Sono veramente stupefatta. Comunque questo gloss lo tolgo perché va a finire che
che sporco tutti i sacchettini, poi non mi sembra il caso. Lo tolgo giusto così, alla veloce. Numero 22, andiamo a vedere che cosa c'è, quindi siamo al 22 dicembre. Oh, ed è questo il motivo per cui ho preso questo calendario. Cioè, io quando ho visto questa, non ho visto tutti gli altri prodotti, io ho visto questa che dovevo acquistare. Ho quella del fuoco, ma questa dell'acqua. Io. Cioè, guardate, questa è la meraviglia. Quando ho acquistato quella del fuoco, questa non c'era. Era l'unica che non c'era. E il blu è il mio colore preferito. E quindi, cioè, io i toni del blu, che mi stiano bene o male, io li devo avere. Ma questa è una meraviglia. Qui ci vuole lo swatch. Poi mi piace che no, diciamo, è abbastanza colorata, non ha solo sia toni caldi che toni freddi, quindi wow. Ho tolto un pezzettino di qua. Lo swatchiamo adesso che ci siamo. No, guardate la meraviglia. Cioè, è una meraviglia. Quello che mi attira di più è proprio questo. Cioè, è una meraviglia. E lo swatchiamo. Cioè, questi sono i glitter. No, vabbè. Cioè, è un peccato swatcharlo. Eccolo qui, trasferito. Cioè, è così. Io dico, no, no, vabbè. Cioè, qui. Quanti no, vabbè, sto a dire. Swatchiamo anche tipo questo viola qui. No, raga, ma sembra abbastanza pigmentato. Lo metto qui. No, ma è carinissimo, veramente carinissimo, molto molto brillante. Cioè, bellissimo. E il blu immancabilmente lo devo swatchare. Meraviglioso, ma questo è il pezzo forte, cioè wow. Io quando ho notato questa non ho visto nient'altro, giuro, cioè io l'ho presa solo per questo. Bellissima, cioè veramente veramente bella. Numero 23, e questa è un'altra palette ed è lei, guardate che meraviglioso, bellissima, no, veramente bella, bella, bella. Guardate poi i colori sono meravigliosi con questo specchietto. Wow, è una meraviglia. Qui swatchiamo solo. Allora, togliamo la carta. Questa non ha la plastichina sopra, ma ha la carta, diciamo così, che si avvolge per tutto il male. Vi swatcherei solo questo fucsia che mi attira. Sembra molto molto pigmentato. Guardate sul dito, è così. Ed è una meraviglia. È bellissima. Questa palette è bellissima. Wow, cioè, vabbè. Se sentite dei rumori, sono i miei vicini sopra. Bella, 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 bella. Ma poi il pack, cioè, ne vogliamo parlare? Cioè, è una roba, boh. Santa Monica, 66 and of 3. La 24, anche qui sento tipo una palettona enorme, cioè è enorme così. Adesso vediamo che cos'è. Cioè, sono veramente curiosa. Ho intravisto tutte e due queste palettine, però neanche tanto mi interessava questa, ma questa. Quindi adesso questa in realtà non so quale sia. Adesso vediamo.
Ok, l'avevo intravista, ma non la pensavo così enorme, cioè, no, guardate. Cioè, ragazzi, 20 euro questo calendario. Io, boh, sembra quasi quella di tipo di Huda Beauty, che adesso non vogliamo mettere, non, dobbiamo mettere a paragone. Cioè, no, io sono veramente senza parole, veramente, è bellissima. Tre palette, una più bella dell'altra. Allora, ve la faccio vedere con la carta così. Cioè, io i colori, ma a parte qui, vogliamo parlare di questo blu che è una meraviglia, ma tutti, ma tutta la palette. No, ma è bellissima. Adesso la faccio vedere senza la carta, cioè è una meraviglia, cioè una meraviglia. Wow! Qui abbiamo questo grigio particolare, cioè wow, voglio sbocciare questo. È una meraviglia, questi metallizzati così, cioè. Ma di cosa parliamo? Ne ho sbocciato poco poco. Questo. Non intendo sbocciarvi altri perché ci faremo un video. Praticamente make-up la proveremo insieme. Ma è strabiliante, ragazzi. Cioè, queste tre palette meravigliose. Una più bella dell'altra. E noi il calendario lo si paga solo 19,90 euro. Poi sono tutte full size. Cioè, io veramente, cioè ragazzi, sono senza parole, letteralmente. Quindi poi quelle tre palette, tutto sommato, abbiamo trovato questa pochette meravigliosa, super grande e molto capiente. Questo gloss meraviglioso. Questi due rossetti. Wow. Quest'altro gloss così. Wow. Il lip balm al cocco. Wow. La sponge. Primer viso e primer occhi. Poi solo due smalti e non 3000. Due smalti di colori meravigliosi, cioè voglio dire, e la base, cioè l'olio più che altro, questo blush illuminante, questi adesivi per le unghie che anche ci stanno, la cipria di Essence, due pennelli, anzi tre pennelli, due occhi e uno da viso, quindi top, e questo mascara con questo eyeliner, cioè voglio dire, io no, veramente questo calendario mi ha sorpreso, è una meraviglia, è economico, ma i prodotti, cioè che si trovano all'interno, per me sono super top. Questo calendario è promosso al 100 per 1000, non al 100%, ma al 100 per 1000. E non so, a voi i commenti, ditemi cosa ne pensate, lo trovate, vi lascio il link qui sotto comunque su Cosmetic for Less e è disponibile già lì e io dico wow, non dovete pagare neanche dogana, niente. La spedizione ovviamente lì, se non erro, per ordini al di sotto dei 65 euro la spedizione costa 7-8 euro, dopo i 65 euro è gratis e io ho preso questo più il calendario di Catrice e un'altra cosa bellissima, e il calendario di Catrice sarà in un prossimo video. E poi un'altra cosa bellissima, una palette super famosa, l'ho presa anche lì e non sto qui a dirvela.
Vedrete nei prossimi video, voglio cercare di essere un po' più, di avere una certa costanza. Vediamo se riesco a pubblicare un video ogni sabato. Adesso mi devo organizzare in modo che voi sappiate quando esce il prossimo video. E voi nel frattempo mettete mi piace a questo video, lasciate quindi il mi piace, Poi iscrivetevi al canale, soprattutto se ancora non l'avete fatto, e attivate la campanella per ricevere le notifiche di quando usciranno i nuovi video. Ora più che mai dovete attivarla perché, dato che non escono con una certa costanza e con un certo giorno e un certo orario, che vi prometto di sistemare questa cosa il prima possibile. Se attivate la campanella vi arriverà la notifica ogni qualvolta esce il video, quindi saprete sempre quando esce il video. Detto ciò, io vi saluto e ci vediamo al prossimo. Ciao!